Quindi la questione qual è, consigliera? Il problema è che dopo aver convocato 150 dipendenti LSU tra dipendenti regionali e comunali e non si è capito per quale motivo, perché poi alla fine il sindaco, dopo aver fatto tutta un'oratoria praticamente di mezz'ora, non si è capito dove volesse andare a parare. In ogni caso, ha detto che dopo 27 anni per la prima volta si sarebbe dato un volto ai lavoratori degli LSU, dando loro una collocazione che al momento non avrebbero. E che invece questo poi non è vero, perché lui ha detto che ad oggi lui non sa dove lavora ogni persona, ogni LSU. E questa è una vergogna per l'amministrazione, perché a parte che ci sono gli elenchi dei nomi e dei luoghi e delle mansioni a cui sono assegnati appunto questi LSU. Quindi è proprio una cosa Sì, ma falsa. la natura di questa convocazione di tutto questo gruppo di lavoratori, qual è stata? Per? Lui ha convocato tutti e due i gruppi degli LSU, non si è capito perché cosa, ha detto che voleva conoscerli perché doveva dare un volto, perché lui non sapeva né fisicamente come erano fatti e né tanto più lui non sa dove lavorano queste persone, che è una cosa proprio assurda. La verità è che probabilmente non ha poi portato la vera motivazione, perché poi ha tirato in ballo il regolamento, quello che ho fatto io quando facevo l'assessore alle politiche sociali, che quindi conosco bene. Tra l'altro ha detto che questi lavoratori non erano stati assegnati da 27 anni ad alcun luogo di lavoro nel comune di Casoria. Questo è falso, perché Perché la questi verità qual è? LSU, la verità è che questi LSU erano quelli che erano parcheggiati, sono stati parcheggiati per anni, giù all'ex distretto dove adesso c'è il centro degli anziani, che io il primo anno del mio assessorato ho tirato fuori perché loro stavano lì e non avevano nessuna assegnazione di lavoro, non avevano assegnazione di E luogo dove né li di avete abitazione. assegnati in questi anni? Noi li abbiamo distribuiti fra le scuole, negli uffici del comune, nella villa, nel verde pubblico. Naturalmente abbiamo tenuto conto un po' di quello che erano le esigenze di ciascuna persona e anche di quelle che Le erano le loro caratteristiche, professionalità diciamo. e le caratteristiche, eccetera. Quindi abbiamo cercato un po' di E accontentare tutti questa quanti. pianta dell'utilizzo era presente negli archivi del comune, ovviamente. È certo che c'è un assessore competente, le deve sapere queste cose, cioè se il sindaco, c'era anche l'assessore, se il sindaco viene ad una riunione e dice io non so per 27 anni dove siete stati e non so se siete negli uffici o se siete nella villa comunale o se siete nelle scuole, è una grossa baggianata, è una grossa bugia, non è vero, non è vero. E quindi questa riunione quando è stata convocata? Stamattina? È stata convocata per oggi alle 15, poi si è interrotta perché chiaramente c'erano delle persone che protestavano in maniera molto veemente, per cui il sindaco poi, anche in seguito al mio intervento, ha ritenuto opportuno, o diciamo meglio la cosa, ha preso la palla in balzo, Ha rinviato questo ha incontro? sospeso la riunione, lamentando poi, appena un minuto dopo la sospensione della riunione, lamentando con i lavoratori LSU la mia presenza, perché ha detto loro che non si dovevano permettere di far venire l'assessore Marro in aula consigliare. Ma scusa, questo era un incontro, assessore, giusto per capire, questo era un incontro programmato dall'amministrazione ed è vietata la partecipazione dei rappresentanti dell'opposizione? Guardi, allora che mi risulti, se tu fai una riunione in aula consiliare, l'aula consiliare non è il salotto di casa tua, l'aula consiliare è aperta al pubblico, ai cittadini, è chiaro? Per cui io non solo sono una cittadina, ma sono anche una consigliera, perché il sindaco Puccioni in prima battuta ha detto una riunione privata, poi si è reso conto della sciocchezza che ha detto e ha detto tu consigliera Marro non puoi parlare perché questa è una riunione di amministrazione e se permette, scusi, io credo di essere ancora una consigliera comunale. Va bene, Cioè, se fosse dell'amministrazione. la ringrazio per il Grazie a lei. chiarimento.